Io ringrazio intanto l'Ordine degli Psicologi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per questa occasione che viene data a tutti noi e anche per questo lavoro che hanno deciso di fare insieme e che hanno deciso di continuare anche su altri fronti. Ecco, io mi soffermerò un po' su alcune questioni, anche perché tanto già sia dal dottor Oleari che da Alberta Basaglia è stato detto, che riguardano un po' questa storia, ma che vogliono anche guardare all'oggi e al futuro, come d'altra parte si intendeva fare in questa giornata. Ecco, andiamo a ragionare su leggi, legge Anselmi viene qui detto, e Basaglia, che nel solco della Costituzione, come già stato detto, hanno garantito universalità e accesso ai diritti per persone che venivano invece escluse da questi diritti. Quindi grandi leggi che quest'anno abbiamo ricordato, ma per trovare la forza e le ragioni per continuare a difenderle e per continuare ad andare avanti. Perché le conquiste non sono mai conquiste per sempre e sappiamo come è necessario essere sempre vigili perché non si torni indietro. Ecco, mi viene da dire che un'altra grande legge di quegli anni è la 194, del 22 maggio dello stesso anno, del 78, che anche se non... che mi pare importante lo stesso ricordare, anche perché continuamente anche lei, in questo momento addirittura, ogni tanto viene messa in discussione. Grandi leggi che appunto nel garantire universalità e accesso ai diritti hanno allargato gli spazi della democrazia per ognuno di noi. E per questo io credo che dobbiamo conoscerle, ne dobbiamo conoscere il percorso storico e dobbiamo pensare che sono baluardi da cui partire per andare avanti, ma che non possono essere mai messe in discussione. Alberta prima ha parlato di una rivoluzione. Sì, anch'io vorrei tornare su questo termine, ricordando peraltro da prima che per la 180, per quella che viene chiamata legge Basaglia, propriamente o impropriamente, a secondo del punto di vista, ma non abbiamo tempo per affrontare tutto, viene intanto considerata da Bobbio l'unica grande riforma del secolo breve, del secolo scorso, che sta compiuta. Ecco, io credo che però è corretto parlare anche di rivoluzione, nell'accezione in cui ne parla Foucault, e nel senso che questa legge non soltanto è intervenuta sulle istituzioni, le istituzioni della psichiatria, le norme, ma anche sui sistemi ideologici che fondavano queste istituzioni, quindi sui paradigmi fondanti le istituzioni del manicomio, della scienza psichiatrica e delle norme che governavano questi sistemi. Quindi una grande rivoluzione in questo senso. Qualcosa quindi di più di una riforma, ma qualcosa che ha investito un sistema di valori e appunto i paradigmi che mettevano fondanti la scienza psichiatrica. Quindi il grande campo in cui la 180 è intervenuta è stata non soltanto, non lo possiamo ridurre alla chiusura del manicomio, che peraltro è un obiettivo raggiunto importantissimo che fa dell'Italia unica nazione al mondo che ha chiuso i manicomi, punto di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio perché l'Italia
è il paese dove è possibile dare le migliori risposte e più garantiste nei diritti alle persone con problemi di salute mentale, ma anche alla comunità nel suo insieme. Però il problema non è stato, cioè le grandi conquiste della 180 sono state anche non soltanto la chiusura dei manicomi. Per i più giovani ricordo che alla fine degli anni 60 i manicomi in Italia erano 86 e racchiudevano, internavano più di 100.000 persone. Ma è stato anche l'entrata, la fine di uno statuto speciale per le persone con problemi di salute mentale, che con la vecchia legge, per legge venivano definite pericolose a sé e agli altri, e l'entrata delle persone con problemi di salute mentale nella cittadinanza sociale. E ancora, è stata la fine, appunto, dell'equivalenza malattia mentale-pericolosità sociale. E queste sono questioni centrali che dobbiamo conoscere e che dobbiamo, a cui dobbiamo dare valore, perché rappresentano una svolta ed una rivoluzione, usiamo il termine rivoluzione, così grande, così dal punto di vista epistemologico e pratico, che dobbiamo conoscerle, perché ancora a volte poi ritornano questi termini e questi punti di riferimento, questi paradigmi di riferimento pericolosi che ci fanno ritornare indietro in queste grandi conquiste. Ancora, con la 180 avviene una cosa importante, che è l'entrata della psichiatria nella medicina, che non è una cosa da poco, è una cosa centrale, perché alla fine, per essere sintetici, cosa determina? La fine della funzione di controllo sociale della psichiatria. Controllo sociale che è una funzione immanente all'agire degli operatori della psichiatria, di cui continuamente dobbiamo sentirci la responsabilità, ma dobbiamo anche rifiutare nella nostra azione, perché noi non facciamo e non vogliamo essere operatori del controllo, ma dobbiamo essere promotori di salute, senza però non sapere, non condividere, non accettare che contemporaneamente ci sono dei momenti in cui l'altro ha bisogno di tutela, in cui noi dobbiamo essere anche responsabili temporaneamente, per un momento, rispetto all'altro con sofferenza. Questo però, tutela e responsabilità, non deve mai togliere diritti alle persone. Quindi la nostra, e parlo in termini ampi, l'azione degli operatori che si occupano di salute mentale nel servizio pubblico è un'azione complessa, è un'azione estremamente ricca, che ci mette sempre in gioco su molteplici livelli, ma questo è il suo fascino, questo è la sua... E la sua ricchezza, questo fa sì che fino a qua, che quando comprendiamo tutto questo, poi queste professioni ci affascinano in maniera profonda e diventano anche un filo rosso della nostra vita, oltre che pubblica, anche privata. Quindi tutela e garanzia senza perdita dei diritti. E a partire da questo, anche se molto brevemente mi è stato chiesto di farlo, dirò qualcosa anche sull'articolato della legge. Ecco, come si ricordava prima, la legge si chiama sugli accertamenti sanitari volontari e obbligatori,
la legge 36 del 1904 e riassume Anicomi sugli alienati. E la prima grande affermazione della legge 180 è i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Questo è centrale rispetto ed è una rottura enorme rispetto alla legge precedente in cui tutte le persone pericolose a sé e agli altri venivano portate, coatte contro la loro volontà, di solito con un provvedimento appunto dell'autorità di massima sicurezza, il questore, negli ospedali psichiatrici, e qui perdevano diritti civili e politici. Ecco, invece con l'accertamento volontario, il trattamento volontario, che è la norma con cui le persone devono essere prese in carico, restituisce soggettività, centralità, protagonismo e restituisce alle persone con disturbo mentale la convinzione di rimanere, ancorché con disturbi mentali gravi, portatori di diritti. E questo lo vediamo ancora di più quando la legge 180 tratta e parla dei trattamenti sanitari obbligatori, che pure si prevedono possibili in alcune situazioni, ma devono essere trattamenti residuali, la norma e il ricovero coatto. E questi trattamenti sono vincolati a dei criteri fortemente rigidi, che devono essere rispettati e che a volte non sono rispettati, che sono non soltanto collegati alla persona che presenta una malattia grave, una malattia che necessita di urgenti trattamenti e non accetta le cure, ma che sono collegati anche all'incapacità del servizio pubblico di riuscire a farsi carico della persona e farla aderire al trattamento. Quindi vedete che cambia completamente la visione. Non è solo la gravità come diceva la vecchia legge, la pericolosità della persona, quella che determina l'obbligo al trattamento, il trattamento coatto, diceva la legge 36, ma con la legge 180 viene messo in gioco anche l'incapacità del servizio a arrivare alla persona e a mettere in atto una serie di strategie, di accorgimenti, di avvicinamenti perché questa aderisca alla cura. Ecco, quindi cambia completamente il quadro e la visione di una salute, di un diritto alla salute e di una necessaria responsabilità che il servizio pubblico deve avere nei confronti delle persone, ancorché quando vivono in particolare una situazione di grave fragilità. Ecco, quindi questi sono cambiamenti epocali. E poi un'altra questione. Anche quando la persona è in trattamento sanitario obbligatorio, la persona rimane titolare di diritti. Non solo può votare, ricordiamoci che con la legge del 1904 le persone perdevano, dopo 30 giorni di internamento, definitivamente i diritti civili e politici, oltre a quelli sociali che l'internamento evidentemente eliminava fin dall'ingresso e dalla chiusura della porta dietro le loro spalle. Ma con la legge 180 una persona anche in trattamento sanitario obbligatorio continua a mantenere tutti i suoi diritti civili e politici, può votare, ma non solo, può opporsi perfino al trattamento.
E se questo viene dichiarato, tanto più, ma la legge lo dice perché è una legge attenta, nonostante che è una legge che viene fatta, è una legge quadro che viene fatta in fretta sotto la spinta del referendum dei radicali. Le persone in trattamento sanitario obbligatorio devono poter continuare a mantenere tutte le relazioni e la possibilità di comunicare con chiunque loro vogliono, dal loro avvocato per ricusare il trattamento, ai familiari e quant'altro. Perché dico queste cose e le sottolineo? La legge lo dice, però nelle pratiche dei servizi oggi ancora sono violate questi diritti delle persone, ancora si tutela la persona perché appunto il trattamento sanitario è un atto di responsabilità nei confronti della persona a discapito dei diritti, e questo è un limite delle nostre pratiche, non della legge. Ancora, la legge 180 dice, è vero, ma l'abbiamo già detto, non bisogna costruire nuovi manicomi, ma principalmente e in maniera indiretta in qualche modo parla della chiusura dei manicomi, perché mette un limite al tempo in cui una persona che c'è già stato ricoverato deve ricoverare, può ricoverarsi lì dopo 2 anni, nessuno può più entrare negli ospedali psichiatrici italiani, e chi mai è stato ricoverato negli ospedali psichiatrici non può entrarci. Quindi vengono istituiti nel territorio servizi che si devono fare carico delle persone con problemi di salute mentale che necessitino di ricoveri. Vengono istituiti quindi i servizi territoriali, il servizio territoriale di diagnosi e cura. Io continuo a dire servizio territoriale anche se allocato in un ospedale generale. Sarà il progetto obiettivo, come ha detto prima il dottor Loreari, a dare maggiore chiarezza di quelli che devono essere i servizi della riforma, però va detto che la legge 180 nasce e può nascere perché in alcune città italiane, in particolare a Trieste, i servizi, è stata già delineata la riforma nella pratica, non solo nel 77, come già stato ricordato, Franco Basaglia a gennaio dichiara la chiusura dell'ospedale psichiatrico, ancora ci sono molte persone, ospiti, 100 ricoverati, 140 ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Trieste, eravamo partiti nel 71 con 1200 ricoverati, ma rimangono come ospiti, quindi persone dimesse dall'ospedale che ancora non riescono a trovare nella comunità esterna risposte ai loro diritti di cittadinanza, l'avere una casa, un reddito e una socialità. Franco Basaglia però dice, con questa dichiarazione si chiude l'ospedale, vuole dire, entro un anno lui dice, vuole dire che la strada che è stata intrapresa è una strada senza ritorno. E così è stato a Trieste. E così è stato in Italia, con tempi diversi. Ma contemporaneamente è possibile per Franco Basaglia dichiarare la fine del manicomio perché a Trieste e in alcune altre città italiane, penso a Perugia in particolare, già si sono stati avviati alcuni costituiti alcuni servizi che poi saranno i servizi della riforma alternativi all'ospedale psichiatrico. Quindi a Trieste dal 75 e il 77 è stata già messa in piedi la rete dei servizi del territoriali alternativi al manicomio, quindi centri di salute mentale di cui oggi parliamo e che sono stati meglio normati nel progetto obiettivo degli anni del 98, ecco, vengono già però istituiti a Trieste e in altre, ripeto, poche città italiane, tra cui Perugia,
già in maniera chiara e alternativa tra il 75 e il 77. Centri di salute mentale, presidi territoriali che non solo si fanno carico delle persone dimesse dall'ospedale psichiatrico, che non possono essere soltanto scodellate nella città, la miseria, diceva Franco Basaglia, abbiamo scodellato la miseria nella città, il manicomio era miseria e gli internati erano principalmente poveri e privati di diritti, ma ci siamo fatti carico di queste persone andando con loro nel territorio per intermediare i loro percorsi di inclusione, perché la cittadinanza e la comunità violentata dalla chiusura dei manicomi trovasse nei nuovi servizi della riforma anche una possibilità di intermediazione, di comprensione, di risposta alle difficoltà che nei cambiamenti si producono sempre. Quindi servizi di salute mentale per rispondere alla domanda dei dimessi dall'ospedale psichiatrico, ma anche servizi di salute mentale che immediatamente dicevano: noi siamo capaci e vogliamo dare risposte, e chiudendo il percorso verso il manicomio, che ancora peraltro c'era. Mi prendo altri 5 minuti almeno per parlare dell'oggi. Ce la faccio? Solo qualche minuto allora, veramente, perché questo è un percorso, questo è il percorso a grandi linee. Dove siamo oggi? Oggi siamo in una nazione che non ha manicomi, siamo in tutto il territorio nazionale, c'è una rete di servizi di salute mentale, dei dipartimenti di salute mentale. Il problema però è il modello organizzativo di questi servizi e la qualità delle risposte. Metto almeno in fila un po' di problemi. Come già si è detto nell'intervento del dottor Oleari, ci sono sistemi di salute, di dipartimento di salute mentale molto differenti fra le varie regioni, e non tutti garantiscono i diritti che la legge e questa grande rivoluzione vorrebbe garantire per tutti: il diritto alla salute mentale. Ancora. Oggi siamo, e su questo io credo che il vostro lavoro di psicologi e anche degli ordini può essere molto importante, oggi siamo in una situazione in cui assistiamo ad un ritorno prepotente al modello biologico-medico. Bene, un modello che poi determina che in molte regioni l'85% della spesa per la salute mentale va nella residenzialità o ancora nelle cliniche private. Bene, rispetto a questo io credo che dobbiamo fare e dovete fare delle riflessioni molto forti, perché questo modello vi continua a tenere, per esempio, in una situazione di sudditanza rispetto ai medici e alla scienza psichiatrica in senso stretto. Ancora, un altro problema, e con questo per dire un'altra cosa che mi sta molto a cuore: nonostante questa grande rivoluzione e queste grandi battaglie che dagli anni 60 si sono combattute in Italia, questa regione è stato il terreno privilegiato, ancora le persone con problemi di salute mentale in molte parti vengono violate nei loro diritti. Ancora sono oggetto di trattamenti inumani e degradanti, tra cui la contenzione meccanica, il legare le persone. Ecco, questo per dire, con questo finisco, che ancora c'è molto da fare. C'è molto da fare, se molto è stato fatto, molto abbiamo ancora da fare. I prossimi 40 anni, dobbiamo continuare ad andare avanti
nei principi e nei fondamenti di questa grande rivoluzione che mettono al centro l'uomo e i suoi diritti. E in un mondo così complicato come quello che, in cui oggi siamo messi, e dobbiamo, secondo me, continuare a ripetere e a ricordare una frase di Franco Basaglia che io vi propongo come ultima riflessione. Forse i manicomi torneranno ad esistere, forse più chiusi di prima, ma noi abbiamo imparato e abbiamo dimostrato che è possibile un modo diverso di assistere l'altro, e la testimonianza è fondamentale. Grazie. Thank you.